Buongiorno a tutti ragazzi e benvenuti alla consueta rubrica Caffè Mercati. Oggi, primo giorno del mese, 1 novembre 2017. Scorriamo velocemente il calendario eventi. Scusate, ci sono diversi dati interessanti a mio avviso, adesso li vediamo subito. Ci portiamo a mercoledì ed eccoci qui. A breve, tra un'ora, all'incirca in Gran Bretagna, indice dei direttori degli acquisti del settore manifatturiero. Successivamente, variazione dell'occupazione non agricola, dato molto molto importante, il dato sull'ADP alle 13:15 in America. Ci spostiamo poi nel pomeriggio, altri dati interessanti in America, indice ISM dei direttori agli acquisti, comparto manifatturiero, successivamente scorte di petrolio grezzo alle 15:30. E questa sera alle ore 19 decisione sul tasso di interesse dei fondi Fed. Molto probabilmente i tassi rimarranno stabili all'1,25% perché verranno magari alzati con la riunione di dicembre. E poi alle 21:15 discorso del governatore della banca canadese Pollock. Bene, ora proseguiamo subito che abbiamo diverse cose da dire. In primis, proprio in primis, sul CME verrà offerto un nuovo future sul Bitcoin. Questa è veramente una notizia molto molto interessante. Ovviamente per ora c'è solo la volontà di quotare un future sul Bitcoin e di conseguenza non è ancora deciso nulla, ma per la fine del 2017 dovrebbe essere confermato il tutto. Vi invito a leggere l'articolo per approfondire, anche perché poi investire.biz ha tradotto questo articolo. Questo è l'originale, quindi se avete voglia di andare a dargli uno sguardo è sicuramente una cosa molto molto interessante. Proseguiamo però con gli strumenti, andiamo a dare una veloce occhiata a qualche titolo e a qualche cambio Forex. Tesla è rimbalzata sulla zona che avevamo indicato. Precisamente io avevo indicato zona 315, però vediamo che quindi questa zona tecnica è importante e con una chiusura al di sopra di 336, magari con delle candele interessanti di questo genere, con veramente poche ombre, quindi i compratori sono molto forti perché fanno chiudere la candela sui massimi. Bene, con un'altra candela del genere che chiude al di sopra di 336, a mio avviso è un'interessante occasione al rialzo. Attenzione però perché nella giornata odierna usciranno i bilanci intorno alle 14:30, quindi fare molta attenzione a operare nella giornata odierna prima andare a guardare i bilanci. Bene, continuiamo e parliamo di Fiat. Siamo entrati ormai qualche tempo fa a 14,50, il livello risposto bene e ci stiamo portando sui massimi. Testiamo ora 15,090, ma penso che il titolo possa andare a fare nuovi massimi e quindi lasciamo correre le posizioni. Passiamo invece a Luxottica. Ieri giornata negativa, meno 0,5%. Meno 0,25%, quest'oggi apertura positiva anche con un gap up e a mio avviso continuiamo la salita. Passiamo a due cambi Forex molto velocemente. AUD/USD continua a mantenersi al di sopra di questa trend line tracciata sul settimanale, quindi il supporto dinamico è tracciato correttamente e sta reagendo molto bene, quindi per ora nessuna rottura al ribasso. Il trend, a mio avviso, è ancora rialzista. Ovviamente attenzione perché troviamo una resistenza statica in area 0,7720. Dovremmo capire se romperà al rialzo lì per continuare a vedere una risalita dei prezzi che poi andrà a fare nuovi massimi, questo non lo sappiamo, ma comunque, ora come ora, fare attenzione alla resistenza in area 0,7720. E chiudiamo la rubrica con dollaro yen che ha reagito molto bene al supporto in area 113, l'ho scritto anche ieri sul sito. Supporto che una volta era resistenza, guardate poi com'è stata rotta questa resistenza, adesso sta funzionando molto bene da supporto. A mio avviso, una rottura della resistenza 100, di 114,30 porterà i prezzi ben più in alto. Primo target 115,21, ma poi a mio avviso anche in area 117. Bene, ho concluso la rubrica, io vi invito a venire sul sito investire.biz quest'oggi dalle ore 16 alle ore 17, trading live con me. Quindi vi aspetto numerosi. E questa sera
obiettivo rendimento con Enrico Lanati, si parla di certificati ed ETF. Io vi ringrazio, vi saluto, auguro una buona giornata a tutti e un ottimo trading.